Partiamo dall'idea, perché la necessità di dedicare un libro ai fratelli e alle sorelle sane dei pazienti con malattie rare? Osservatorio Malattie Rare ha deciso di dedicare un libro, ma non solo un libro, un portale, una ricerca, un'attenzione particolare ai sibling, cioè le sorelle e i fratelli di chi ha una malattia rara, che siano bambini, adolescenti o adulti, perché c'era proprio una lacuna, una mancanza. Di loro veniva utilizzato poco anche questo termine, sibling, e non si sapeva nulla. Non si sa tuttora quanti siano, però come vivono? Hanno dei problemi? Hanno invece dei vantaggi da questo rapporto particolare che si crea nella famiglia? Ecco, non si sapeva, si poteva ipotizzare, pensavamo che vivessero un disagio, magari per essere tenuti da parte dai genitori, diciamo, quando c'è un problema maggiore, il minore in genere viene accantonato. E invece la fotografia che è uscita da una vera e propria ricerca quantitativa che abbiamo svolto in 7 mesi, accompagnata da una serie di interviste di approfondimento fatte con una psicoterapeuta, quindi una survey qualitativa anche molto importante, ci hanno dato un risultato in parte differente. Con i dati che emergono da questa survey quantitativa, noi intendiamo da una parte fare sensibilizzazione e chiedere più attenzione per loro. Dall'altra andare sia nelle scuole a parlare del loro vissuto perché non siano più soli, sia a partire dal 2020 organizzare dei gruppi di auto mutuo aiuto. E proprio grazie ai risultati della survey noi ora sapremo come organizzarli, come dividerli in base alle fasce d'età, in base alla gravità delle patologie, perché altrimenti non sarebbe stato facile, sarebbe stato un tentativo e non si può fare un tentativo sulla pelle di giovani o di persone che comunque vivono una vita particolare. Prima vanno cercati i dati, va chiarita la situazione e poi si agisce di conseguenza.